Ciao, sono Clemente Russo e oggi parliamo, ragazzi, di maturità. Ci siamo quasi, Vi racconto la mia storia. Olè! Beh, quando? 2001. Nel 2001, ragazzi, io feci due esami. Io il 2000 sono stato bocciato perché vinsi una medaglia di bronzo ai campionati del mondo. Quindi per assenza sono stato bocciato. In famiglia, essere bocciato al quarto superiore era un'offesa, no? Non era una cosa così tanto bella. Quindi feci tutte le materie scritte orali, l'esame del quarto anno, per poi ritornare a fare l'esame con i miei compagni dell'anno prima del quinto anno. Nel 2001 sono stato un mostro. Dove? Io mi sono diplomato all'ITIS, quindi all'industriale di Marcianise. Voto finale, dobbiamo per forza dirlo? Possiamo oltrepassare questa domanda? No, me lo dico. 60 sessantesimi. 60 centesimi, magari 60 sessantesimi. Significato. Il significato che mi ha lasciato è quello che mi ha immesso nel mondo lavorativo, nel mondo degli adulti. Viaggio. Tutti voi dopo la maturità andate in viaggio, andate in vacanza. Io no, perché sono partito subito, quindi il mio viaggio è stato per l'allenamento, per i miei combattimenti. Cosa è uscito alla traccia? Non mi ricordo io veramente. Me lo sono ricordato fino a ieri! Ma poi quando arrivano questi caldi mi dimentico. Non mi ricordo. Cosa regalare? Io regalerei proprio, a mia figlia che si diploma in una materia precisa, regalerei un qualche cosa che sia affine, un viaggio che sia affine a quella stessa materia e cominciargli a fare delle esperienze. Cosa ricordare? Della maturità ricordo tantissime cose. Quella tensione, che è quasi quella da gara, quasi quella che c'è sul ring, se non di più, perché comunque sul ring fai un qualche cosa che sai fare bene, mentre a scuola non sai il professore che cosa ti chiede, è vero, hai preparato l'argomento. Però ecco, quello che ricordo di più è proprio quell'ansia, quella paura di, che mi domande. Cosa hai fatto prima? Ho studiato. Sono stato sempre il tipo che si allenava e studicchiava, quindi mi programmavo l'interrogazione. Lì in quel periodo mi sono allenato veramente poco, se non quasi zero, e ho studiato tantissimo, ragazzi. E la notte prima degli esami mi ricordo che ho ascoltato una bellissima canzone di Antonello Venditti per rilassarmi e per scaricare lo stress. Notte prima degli esami. Cosa cambia nella vita? Cambia tanto perché dal giorno dopo l'esame, cominci ad essere un po' indipendente, cominci a dire a tua mamma, non devo andare a scuola, ma vado a lavorare, non vado a scuola, ma voglio studiare, voglio andare all'università, quindi ti metti nel mondo dei grandi. Come affrontarla? Ragazzi, dovete affrontarla proprio come una gara, come una sfida, quindi con la consapevolezza di aver studiato tutto l'anno, e con la speranza che quella cosa che non avete studiato non venga chiesta, però non la pensiamo, altrimenti ci sconcentriamo, quindi siamo consapevoli che siamo forti e diciamo andiamo davanti professore e facciamo il botto. Come studiare? Io sono l'ultima persona da poter fare una domanda del genere. No, sicuramente come avete sempre studiato, l'esame non è altro che una finale olimpica, no? Non è altro che una passerella. Sì, bisogna essere concentrati, ma quello che avete fatto per una vita ve lo porterete poi all'esame. Quindi studiare come avete sempre studiato. Sì, forse con qualche ora in più, perché comunque sai, gli argomenti da trattare sono di più, però se volete andarvi a fare una passeggiata potete farlo, dovete farlo, perché anche lo svago è importante nella concentrazione. Come copiare? Qua ero il numero uno, ragazzi, qui ero il numero uno. Velocità d'occhio, velocità di movimento. Dovete essere scaltri, scaltrezza, come si dice a Napoli, cazzimma. Come vestirsi? Non fate come, non vi dico il nome, un mio amico di classe che si presentò all'esame di Stato, pantaloncini e canottiere, sembrava un cessista. Il professore l'ha cacciato via a cambiarsi. È andato bene che non è stato bocciato. Io credo che comunque un giovane di 19-20 anni che va a fare la maturità, un jeans e una maglietta è più che sufficiente. Come ricordare tutto, ragazzi? Non vi scoraggiate, non ricorderete tutto.
Non lo ricorderete, ma ricorderete delle cose che non vi aspettavate nemmeno voi di dire al professore. Yeah! Un in bocca al lupo a tutti voi ragazzi maturandi. Mi raccomando, spaccammi i professori.